Nuova tappa delle Sentinelle dei Rifiuti. Oggi siamo in Piazza Europa a Chieri. Dopo aver visto come funzionano i mercati di Torino, ci concentreremo per capire come funzionano invece quelli fuori Torino. Sentinelle dei Rifiuti, oggi sono a Chieri per evidenziare le maggiori differenze che ci sono tra la raccolta fatta in questo mercato e nei mercati di Torino. In questo mercato il punto ecologico, così viene chiamato, dove vengono recuperate tutte le cose, è questo. I camion arrivano e si preoccupano di dividere i rifiuti già divisi dagli ambulanti per tipologia. Lì abbiamo il cartone, la plastica, qui dentro il cartone e dentro i bidoni l'organico. Gli ambulanti si devono preoccupare loro di venire a depositare nel giusto punto i propri rifiuti. Sulla piazza a fine mercato rimangono poche cose che vengono poi o ulteriormente differenziate come pezzi di plastica o carta e raccolte infine con la spazzatrice. La maggiore differenza è questa: a Torino non vengono, cioè i sacchi vengono distribuiti, ma una volta finito il mercato lasciati sulla piazza, mentre qui a Chieri ogni ambulante deve preoccuparsi di recuperare la propria roba e depositarla nel punto ecologico. Ecco in Piazza Europa cosa rimane alla fine del mercato. Vediamo che la frazione indifferenziata è praticamente nulla e quindi il punto di raccolta in fondo nell'area ecologica, diciamo che aiuta molto sia gli addetti alla raccolta dei rifiuti sia gli ambulanti a lasciare il più pulita possibile la piazza del mercato.